già mi ti immagino a cercare su Wikipedia a che generazione appartengo. Z, post millennials, zoomer. Ma in fondo che differenza fa? Penserai sempre che la tua sia la migliore. Proviamo una, due volte. Perché non siamo abbastanza veloci, simpatici, coordinati. Perché non siamo in sync con la canzone. Non ci sentiamo in sync con tutti gli altri. Siamo fatti così. Aspettiamo, facciamo finta di niente. Ma alla fine lo sguardo cade sempre sullo schermo del cellulare acceso. E poi eccole. Arrivano. Io ci so fare. 5.000 visualizzazioni in ogni TikTok. 10.000 occhi che mi guardano, stesi sul letto in fila alla cassa, col cellulare nascosto sotto i banchi di scuola. A che scopo? Tutto quello che facciamo sembra non avere nessun senso se non è condiviso. Sapete che c'è? Questo è il momento in cui decidiamo noi. E se non riuscite a starci dietro, non è un problema nostro. Questi siamo noi, senza nessun filtro, a parte quelli che ci fanno sembrare più belli. A me non fregava niente di Marco. Sceglievo la visione che volevo avesse di me, esattamente come con tutti gli altri. Fino a quando non è crollato tutto. Ho perso il controllo della mia immagine ed è venuto giù tutto in un secondo, come un castello di carte. Ho passato la vita a cercare di catturare lo sguardo degli altri, ad esserne padrona. E ora quello sguardo da 10.000 occhi era diventato 100, 200, 300.000. E mi perseguitava. Mi seguiva ovunque. Ho spento il telefono, spento il computer, chiuso le finestre della mia stanza. Ma ormai quegli occhi mi avevano messa al centro di tutto. Con migliaia di dita puntate contro. Migliaia di pensieri perversi. Disgustosi, disgustati, ossessionati. La colpa non è mia. Questa non sono io. La verità è che Marco non accettava che non volevo essere la sua ragazza. Allora ha cercato di imprigionarmi nello schermo del suo cellulare in uno stupido video. Era tutto un gioco anche per lui. E come dargli torto? Ve l'ho detto, no? Se non condividiamo una cosa con gli altri, è come se non esistesse. Siamo tutti parte dello stesso gioco idiota. Ma io non voglio più giocare. E non ho paura di dirlo. Non ho paura dei vostri sguardi, delle vostre opinioni idiote. Io non
non sono sola e non ho paura. We are fearless. Into the black hole. Questa è solo una storia. È andata così, ma poteva andare in mille altri modi. Se hai domande o stai vivendo un'esperienza negativa legata all'uso delle tecnologie digitali e alla navigazione in rete, rivolgiti alla helpline attiva 24 ore al giorno. Componi il numero 19696 o vai su www.generazioniconnesse.it. Non abbiamo paura. Non siamo soli. To the black.